2 mesi e mezzo fa. Stavamo qua, è passato del tempo, sono successe tantissime cose. Mi chiamo Mario, ho 30 anni, vengo da Anzio, gioco a calcio. Scusate, ho visto il video di presentazione, esteticamente non ti posso dire nulla. C'ho gli occhi che parlano. Però così mi metti in imbarazzo, dopo non parlo più. Cosa che mi ha fatto più piacere di Mario, a un certo punto le telecamere si sono spente, ma ha guardato e mi ha detto: comunque sei bellissimo. Il fatto che tu sia così sensibile, così emotivo, comunque è piacevole. Io sono sensibile, ma proprio a livelli a volte allucinanti. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Il fatto di non accettare la mia omosessualità me la so portata avanti fino ai 25 anni. A me la famiglia mi è mancato moltissimo. Vorrei che mamma mi chiama per sapere come sto, come non sto, che fai, che non fai. Ma perché non lo fai te, scusa? Perché sei mia madre. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Tu prima scegli, io prima sono più contento. Cioè, se io ti scegliessi, tu adesso saresti capace di dir sì. Certo. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Io e te fuori insieme invece? Secondo me andremo d'accordissimo. Devi uscire fuori con me.